vogliamo che i nostri mariti o le donne che lavorano alla GESIP ritornino a lavorare. Vogliamo il lavoro, il diritto di ogni cittadino, è scritto nella Costituzione, vogliamo il lavoro. Se vuole al sindaco glielo metto a lettere cubitali, lavoro! Tutta la città di Palermo era governata da noi, era costruita da noi, i servizi, tutto ciò che avevamo, e loro ci vogliono togliere anche questo, non esiste. Sul senso della parola, non esiste, non esiste. Adesso se è il caso scendiamo anche noi mogli in campo e non ci spaventiamo di nessuno. Se è il caso ci chiamano terroristi anche noi, non abbiamo più niente da perdere. Tanto più niente da perdere. Quando noi andiamo a manifestare vogliamo il nostro diritto, vogliamo il nostro dovere. Tutto l'oro che abbiamo ce lo siamo andati a impegnare, adesso come dobbiamo vivere? Signor Lando dov'è? In Messico? E allora scenda per favore e si venga a prendere cura degli operai GESIP. Ci sono famiglie con bambini con problematiche gravi. Siamo sull'orlo di una crisi, ci sono colleghi che addirittura vogliono suicidarsi. Il sindaco Orlando non deve mollare la città in questo momento, il sindaco deve lottare con noi. Che non protesta e sta a casa, mi dispiace dirlo e lo dico e sono sicura di quello che dico, è il secondo lavoro. Chi protesta e va al palazzo a protestare, che sono 200, 300, sono quelli che ci interessa il lavoro. E voglio dire al signor sindaco, visto che vede sempre le stesse persone, di fare lavorare a loro, non quelli che sono a casa. Quelli che sono a casa si stiano a casa, si stiano a casa e tenessi il secondo lavoro, che vuol dire che la cosa non ci interessa. Noi siamo famiglia monoreddito e sia mio figlio che le altre persone campavamo di questo. Io mi sono creata una famiglia con la GESIP e mi è stato tolto tutto, tutto, non ho più niente da perdere.